Mi chiamo Simone Angeletti, nel tempo da International Sales Manager, Content Manager, Marketing and Communication Manager ho imparato che mettere insieme varie forze e varie conoscenze nel web è potere culturale. Per questo l'azienda per la quale lavoro ha creduto in me, ha creduto nel software che ho proposto loro per creare la prima web TV in Italia dei distributori automatici di bevande calde e fredde. Che cosa significa? Significa, più che altro uno può domandarsi, vabbè, una web TV sui distributori perché? Innanzitutto perché il distributore in Italia nell'ultimo anno è cresciuto con un utilizzo del 70%. Significa che chi va alla macchina del caffè, cosiddetta macchina del caffè, che in effetti adesso può erogare N prodotti, compresi quelli elettronici, in Italia sta crescendo in modo impressionante. Significa che la macchina del caffè, la cosiddetta camera caffè, può essere veicolo di una comunicazione all'utente finale da parte della pubblica amministrazione, per esempio, dove non sono arrivati altri messaggi di InfoPoint, può essere importante comunicazione per ricerca di posti di lavoro, può essere comunicazione sociale per chi ha bisogno, può essere altresì presentazione di curriculum online, che poi vengono veicolati attraverso la web TV di chi si propone magari a determinate aziende dove le macchine vengono installate. Installando noi, soprattutto in ambito tecnologico per clienti su tutto il territorio italiano, ci viene richiesto, ci può essere richiesto di mandare determinati palinsesti. La proprietà dell'azienda, che è Progresso Vending, con il supporto di Euromedia, dello Zoo di Simona e soprattutto della volontà di tecnici specializzati che hanno permesso l'integrazione diciamo così, della scatola video all'interno delle macchine della distribuzione, punta a dimostrare il valore aggiunto di una comunicazione che è chiamata di passaggio e la comunicazione di passaggio accetta qualsiasi comunicazione. Quindi non sto parlando in questo momento di pubblicità, che potrebbe essere un modo per ripagarsi questo modello di business, ma sto parlando di vera e propria educazione agli avvenimenti che ogni giorno ci circondano, dall'asilo agli ospedali, dai nuovi avvenimenti di teatro alle programmazioni del cinema, da nuove idee di design del territorio a livello nazionale, dal cambiamento del linguaggio che ogni giorno è sempre più evidente e che purtroppo ogni giorno evidenzia sempre di più quello che definiscono digital divided, cioè la divisione che il digitale ha creato nella comunicazione tra le persone, tra i giovani che oramai utilizzano internet, esclusivamente internet e le generazioni successive, oramai dai cinquantenni diciamo in su, che ancora fanno fatica ad allinearsi a questo mondo in modo velocissimo di porsi nel comunicare agli altri.